fai schifo. Ci sono delle usanze, sono tradizioni. Esatto. Sono tradizioni e le tradizioni vanno mantenute. Cioè, è una roba fondamentale. Che cosa dovrei fare? A Natale tu vai a raccontare ai tuoi figli che no, non c'ho voglia di festeggiare il Natale. Come fai? È una tradizione, la festeggi. Pazzi il crocifisso nelle scuole. Ma questa tradizione va mantenuta. Allora, ognuno ha le sue, ci sono diverse tradizioni nel mondo. Noi abbiamo quella di Santina. Devi chiamarla in diretta per augurarle buon Natale. Buona Pasqua. Che... No, è buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. Noi festeggiamo il Natale. Lei dirà buona Pasqua e poi... Sì, è un problema però. Perché? Perché stanno cominciando a fioccare le persone che mi dicono buona Pasqua e mi viene un po'... Lo so. Ma è lo stesso problema che hanno molti ascoltatori. No, comincio a averlo anch'io sto problema. Ma anche nel corridoio oggi sentivo ehi, ciao ragazzi, buona Pasqua! A parlare della dieta famosa. Lo so. Senti, non so, allora, la facciamo o non la facciamo? È il tuo rischio. Sì, no, dopo la scena. Allora, scusa, uno che guida il treno ha delle responsabilità, giusto? Certo. Uno che guida un aereo ha delle responsabilità. Certo. Il cameraman, un telegiornale ha delle responsabilità. Il giornalista, quando scrive qualcosa, ha una responsabilità. Tu sei il tecnico dello zoo, hai una responsabilità, certo. Pippo. Hai ragione. E allora? Vieni profumatamente non pagato. Vuoi provare a chiamarla subito dopo la scenetta bellissima di Santino? Io la chiamerei adesso, vabbè, perché... Siamo caldi. Guarda che se fai un tarocco io ti sgamo. Adesso fa 3 3 3 3 3 3. Luca, 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 Alba, lo sta ascoltando? Sta ascoltando il tipo che mi ha minacciato per vedere se ha mandato un altro messaggio. Ma cosa deve fare? Cosa devi fare tu? No, pisciazzi. Ma dai, ma sono i pisciatori, questi sono i pisciatori. Magari c'ha la voce piccola, ma è alto 4 metri e pesa 500 kg. Cazzo, volevo leggere questa notizia sulla masturbazione maschile, che ci sono 5 curiosità interessanti. Sai che è un peccato, perché oggi non avevamo parlato ancora di cazzo. Infatti, perché. Vabbè, abbiamo fatto qualche accenno a quello di pupo. È ottimo per la salute, la masturbazione migliorerebbe anche la qualità dello sperma. No, prima abbiamo parlato di sesso anale, non di seghe. Ci sono dei sommelier che assaggiano. No, nonna, aspetta che ho perso. Pronto? Signora? Dimmi. Sono Alfio. Alfio. Alfio, base terra, come stiamo, signora? Bene, sto lavorando nel campo. Oh, che qua brava. Cosa sto coltiva? Somelando. Cosa coltiva, cazzi? Eh? Pronto? Pronto? Sì, mi sente? Sì, ti sento. Senta, signora, cosa sta coltivando di bello? Mamma che bello! Cosa? Ci sono i pisciacani, no i pisciacani, si dice? I pisciacani. I fagioli. Stanno venendo su. Davanti a lei. Si dice altro. Che lei, Jack? I spinaci. I spinaci. Sì, c'ho anche i spinaci. Mamma mia quanti. I pisci. Sono tanti. I pisci? Poi ho sumenato il radicchio rosso. Wow. Adesso i fagioli, poi la salvia. C'è un bel pezzo di terra mi hanno dato il comune qua di Samartino Buonalbergo. Hai capito la stronza, eh? Si è cincinnato. Pronto? Pronto. Bastarda. Signora. Senti. Ma lei questa storia che la moglie di Aldo Basso mi sa che sta ottenendo più favori. Ma prima mi ha telefonato uno. Chi? Chi? Era un prete, mi dico, non so chi era. Poldino. Poldino, sì. E? Poi del Poldino mi ha passato un altro. Gesù. Un altro che pareva un prete che stava parlando il prete. Occhio, Pippo. Della chiesa. Occhio. E tanta roba, non lo so. Ma signora, perché è venerdì santo e quindi tradizionalmente. Come? No, dico, è venerdì santo, quindi tradizionalmente ci si scambiano non gli auguri. Capito. È bene, però. è venerdì santo! Venerdì santo! È venerdì santo! Santo. Sì. Ecco, ci si scambiano tradizionalmente gli auguri per la festività ricorrente. Ecco. Allora, a proposito di auguri, signora, lei lo sa che a base eterna noi festeggiamo il Natale, giusto? Ci faccio gli auguri e buon Natale. Io di buona Pasqua. Mamma mia, non si sente bene qua. Meno male. Meno male, signora. Ecco, presto vado in terra con questa canna. Questa canna? Sta fumando una canna, signora? Sta fumando tu metti lì la canna e io vado in terra e mi faccio male, vero? No. E dopo vado all'ospedale. Ma no, signora, abbiamo comunque, bisogno. Scusa, è da ora da mettere la canna adesso lì. Ma che canna? Sta fumando una canna? Prima si pianta, vero? Prima si pianta la roba e dopo si dà da bere. Sì. Però noi volevamo fare gli auguri, signora. Io ci faccio tanti auguri di buona Pasqua. Bravo Pippo! Ce l'ha fatta, signori! Ce l'ha fatta, signori! Neanche Trinità! Ce l'ha fatta, signori! Guarda che uomo soddisfatto! Neanche se avesse vinto al Super Enalotto, signori! E sto vincendo, sto conducendo!
e siamo già 2-0 quest'anno. Che rapidità, che sagacia. Posso garantire agli ascoltatori che era tutto in diretta. Bravissimo Pippo. Bisogna istituire anche il buon Ferragosto e il buon compleanno. Il lo lasciamo fuori. È la festa della liberazione, lo lasciamo fuori. Giusto, oddio mio, io mi immagino gli ascoltatori dello zoo obbligati dai propri genitori ad andare in chiesa. Buona Pasqua, senti. Ma sento il bip di Pippo. Perché la gente, buona Pasqua, bip. Beh, così che risponde, capito? Ma sentiamo le ultime avventure registrate, montate, dove Santina purtroppo questa volta è totalmente ubriaca.